Canto 10. Dopo che oltrepassammo la soglia della porta del purgatorio, quella porta che l'amore rivolto al male e le passioni peccaminose delle anime lasciano aprire raramente, poiché esse sviano gli uomini, facendo loro apparire giusta la via errata, io sentii che essa veniva richiusa dal rumore che fece. Ma se io mi fossi voltato indietro a guardare, quale scusa sarebbe stata proporzionata per giustificare la mia trasgressione al divieto dell'angelo? Noi salivamo attraverso la roccia spaccata, cioè attraverso uno stretto sentiero che procedeva in modo ondulato e tortuoso, secondo le sporgenze e le rientranze delle pareti, simili all'immagine dell'onda che ora va ed ora viene. Qui è necessario usare una certa vedutezza, disse il mio duca, nell'accostarsi ora a destra, ora a sinistra, alle rientranze, al lato della parete che rientra, onde evitare le sporgenze di questo difficile cammino. E questa necessità di camminare con paziente avvedutezza rese brevi e tardi i nostri passi, tanto che prima che fossimo usciti da quella stradetta stretta come la cruna di un ago, la luna già scemata giunse di nuovo al suo letto, all'orizzonte, per tramontare e riposare. Ma quando fummo in un luogo libero da quelle angustie in alto, dove il monte rientra formando un ripieno circolare, una specie di cornice che lo circonda, io, stanco per il peso del mio corpo ed entrambi incerti e ignari su quale via prendere, ci fermammo su di un balzo solitario, più di quanto sono deserte le vie stesse dei deserti. Dalla sponda esterna, che confinava con il vuoto, fino alla base della parete interna che continuava a salire, sembrava ci fosse la lunghezza di un corpo umano ripetuta 3 volte, ovvero circa 5 o 6 metri, e per quanto il mio occhio potesse spaziare a destra e a sinistra, fin dove si poteva vedere quella cornice del purgatorio, prima che essa scomparisse girando attorno alla montagna, essa mi appariva sempre di quella stessa larghezza. Su quell'alto ripiano non avevamo ancora fatto un passo, quando io mi accorsi che la parete, alla base della ripa dove aveva minore ripidezza di salita, essendo lo zoccolo un po' inclinato, era formata da marmo bianco e adornata di sculture a rilievo, tali che non solo Policleto, celebre scultore greco, ma anche la natura stessa in quel caso avrebbe avuto scorno per quanto esse erano perfette. L'arcangelo Gabriele, che scese in terra portando con sé il decreto della pacificazione, attesa ed implorata per tanti anni tra l'uomo e Dio, dopo il peccato di Adamo ed Eva, e che aprì il cielo togliendo il divieto di potervi salire, dinanzi a noi appariva ora così vero, scolpito in un atteggiamento pieno di soavità che non sembrava effigie muta. Si sarebbe giurato che l'angelo dicesse alla Vergine Ave Maria, poiché ivi era scolpita Maria, che concependo Gesù fece in modo che l'amore di Dio si aprisse agli uomini, ed ella aveva nel suo atteggiamento, soavemente umile e impressa, questa risposta: Ecco l'ancella del Signore! Con quella precisione con cui si imprime col sigillo una figura sulla cera. Non tenere rivolta la tua attenzione soltanto ad un luogo, disse il dolce maestro che mi aveva sulla parte sinistra, per cui mi mossi con lo sguardo e vedevo, al di là della scultura di Maria, da quel lato in cui mi era vicino colui che mi guardava, cioè sulla destra, un'altra rappresentazione scolpita nella roccia. Quindi passai alla destra di Virgilio e mi avvicinai a quella scultura affinché fosse meglio visibile ed interamente esposta alla mia vista. Era scolpito lì, nel medesimo marmo in cui era scolpita anche l'Annunciazione, il carro con i buoi nell'atto di tirare l'arca santa, per la quale l'uomo deve temere di arrogarsi un ufficio non affidato esplicitamente a lui da Dio. Dinanzi al carro appariva scolpita una folla.
tutta divisa in sette schiere o cori, e questi personaggi erano così meravigliosamente scolpiti che all'udito e alla vista facevano dire all'uno: «Non cantano», all'altro: «Sì, cantano». Allo stesso modo, riguardo al fumo degli incensi che vi era rappresentato, il senso della vista e quello dell'odorato si facevano discordi ed incerti nell'affermare che ci fosse il fumo e che invece non si sentisse alcun odore. Lì, in quel punto davanti al carro che conteneva l'arca santa, avanzava David, l'autore dei salmi, in atteggiamento umile, danzando con le vesti alzate, ed in questo atteggiamento era in un certo senso più che re, perché indossava l'abito pontificale, e meno che re per quella danza condotta in atteggiamenti servili che anche la moglie Micol gli rinfacciava. Ella, raffigurata come affacciata ad una finestra di un gran palazzo, guardava stupefatta come una donna piena di disprezzo e crucciata per atteggiamento poco decoroso, umanamente parlando, del marito re, e diceva: «Quanto onore si è fatto oggi il re di Israele, scoprendosi alla presenza delle serve e dei suoi servi, come farebbe un buffone!» Ma David rispondeva: «È al cospetto del Signore che io danzo! Per la via del Signore io danzerò e mi abbasserò ancor più! Sarò abietto agli occhi miei, ma dinanzi alle serve di cui tu hai parlato mi farò onore!» Io mi mossi da quel luogo per osservare poi da vicino un'altra storia che risaltava sul marmo bianco. Ivi era rappresentato il fatto glorioso del principe romano, la cui virtù commosse il papa Gregorio Magno, tanto che con le sue preghiere vinse le forze dell'inferno, salvandolo miracolosamente dalla dannazione eterna. Mi riferisco all'imperatore Traiano, che si vedeva raffigurato in quella storia assieme ad una giovane vedova che teneva a freno il cavallo in un atteggiamento di pianto e dolore. Intorno a Traiano lo spazio appariva affollato e pieno di cavalieri, di soldati a cavallo, e le aquile in campo d'oro sopra di loro si muovevano al vento visibilmente. La misera vedova tra tutti quei personaggi pareva dire: «Signore, vendica mio figlio che è morto, ragion per cui io sto morendo di dolore!» Ed egli a lei rispondeva: «Aspetta, attendi finché io non sarò ritornato!» E quella: «Signor mio!» Come persona in cui la tensione del dolore incalza irresistibilmente e quindi non tollera alcun indugio: «E se tu non torni? Il mio successore ti farà giustizia! Il bene fatto da altri, che merito rappresenterà per te se tu trascuri di fare oggi quel bene, cioè di rendere quella giustizia che invece spetta solo a te? Ebbene, rassicurati, ti sia di conforto nel tuo dolore il fatto che io ritengo effettivamente necessario di compiere il mio dovere prima di partire per la guerra, il dovere che io, in qualità di imperatore, ho di esercitare la giustizia, mi impone infatti di farti giustizia. Sappi quindi che la pietà per il tuo dolore mi trattiene». Dio, che non vide mai cosa che fosse nuova rispetto a lui stesso, produsse questo dialogare percepibile con la vista, straordinario, inusitato per gli uomini perché qui in terra, fra le opere umane, non può esistere. Inusitato per gli uomini perché qui in terra, fra le opere umane, non può esistere. Mentre io mi dilettavo a guardare gli esempi scolpiti di così grandi atti di umiltà e preziosi a vedersi per la miracolosa arte del loro artefice, il poeta mormorò: «Ecco da questa parte camminano lentamente le anime di questo luogo, i superbi. Questi ci indicheranno la via per salire ai gironi superiori». Allora i miei occhi, che erano felici di ammirare cose nuove e fantastiche, si rivolsero rapidamente e con grande interesse verso Virgilio.
Non vorrei però, o lettore, che tu ti distogliessi dal buon proponimento di fare penitenza, perché hai udito dal mio racconto con quali pene Dio vuole che si paghi a lui da parte del peccatore il debito delle colpe. Non badare alla qualità del castigo, della pena. Pensa a quel che succede dopo il tormento, cioè pensa alla beatitudine che conseguirai dopo quelle pene. Io cominciai a dire: «Maestro, quel gruppo di cose che io vedo venire verso di noi non mi sembrano figure umane e non riesco a distinguere che cosa siano. Tanto io mi smarrisco». Infatti i superbi avanzavano con dei sassi sulla cervice. Ed egli mi disse: «La grave qualità del loro tormento li fa stare rannicchiati a terra, tanto che i miei occhi in un primo momento hanno stentato a riconoscere se fossero persone o no. Ma guarda bene, con attenzione, e cerca di distinguere con gli occhi da quella confusione la gente che cammina sotto a quei massi». Oh, superbi cristiani, ancora viventi sulla terra, infelici e sventurati poiché indifesi contro il male che, come ciechi, credete di giungere a buon fine pur camminando all'indietro ed attaccandovi alle cose vane del mondo. Invece non fate altro che allontanarvi dalla meta suprema. Non vi accorgete, o superbi, che noi uomini siamo vermi, esseri transitori e difettivi, e solo destinati a dar vita all'anima che, in quanto immortale partecipe della natura degli angeli, vola senza ripari, nuda, verso il cospetto della giustizia di Dio. Di che cosa il vostro animo in terra insuperbisce, dato che in fondo voi siete simili agli insetti e in quanto non tramutati ancora in farfalla, come un verme che non ha compiuto il suo pieno sviluppo? Come talvolta per sostenere un soffitto o un tetto ad uso di mensola si vede una cariatide rannicchiata in modo da congiungere le ginocchia al petto, la quale immagine, per chi la vede, fa nascere quasi vera angoscia, seppure quella non sia una vera sofferenza. A quel modo, curvi, io vidi superbi penitenti, quando riuscii ad osservare attentamente. Vero è che erano più o meno rannicchiati secondo che avessero addosso un peso maggiore o minore, secondo la gravità della loro colpa, e quell'anima, che era l'anima di Tommaseo, che nel suo atteggiamento mostrava un maggior pentimento, piangendo sembrava che dicesse: «Non ne posso più».